Io e il consigliere Vignoli veniamo da due zone estremamente periferiche della città, che è la zona del quartiere 1, San Donato, Fondanelle e Pignoli della zona dei Colli. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione, che ha risposto sia nella persona del sindaco che nella persona dell'assessore Cuzzi, dando la piena disponibilità affinché anche nelle zone più periferiche ci sia la presenza dell'amministrazione in questo periodo, dove lì vi sono molti anziani e non hanno possibilità casomai di potersi muovere e andare a vedere degli spettacoli, ma deve essere l'amministrazione comunale che si deve recare presso queste aree più decentrate affinché sia presente e possa portare un po' di armonia, di allegria e qualche lieta serata. Una prima risposta c'è stata, perché qualche giorno fa l'assessore Cuzzi ha presentato un cartellone di eventi ad agosto e ci sono alcuni eventi, microeventi, che si svolgeranno proprio nei quartieri che lei citava. Ma guardi, non è che l'assessore ha risposto perché abbiamo scritto, era già in un colloquio fatto, era solo sostanza nella sostanza, era una comunicazione che abbiamo voluto fare io e il consigliere Vignoli, perché ritenevamo che questa cosa, a differenza degli anni passati che questa attenzione non c'era mai stata, oggi questa attenzione c'è e ci deve essere con più forza. Teodoro, quali sono le criticità del quartiere di San Donato, di Rancitelli e anche dei Colli che questa amministrazione, secondo lei, dovrà risolvere nei prossimi 5 anni? Le problematiche più urgenti quali sono? Ma guardi, io sono stato per 5 anni presidente della circoscrizione Porta Nuova, che è metà di questa città. Noi da questa amministrazione uscente, non abbiamo avuto quell'attenzione e io ogni giorno criticavo, ogni giorno chiedevo gli interventi di riqualificazione delle zone più periferiche, perché era giusto che era così, ma è stata un'amministrazione che ha avuto soltanto l'occhio rivolto alla zona del centro, alla zona di Pescara Centro. Ci mancherebbe altro, l'amministrazione ha il dovere di riqualificare tutta la città, ma dico tutta la città, non solo a senso unico rivolto in un'area.